Ricordare una madre, una donna che ha trovato il coraggio di denunciare per difendere la figlia e per questo è stata uccisa. Il senso dell'incontro, il senso che ha dato con le sue parole il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in occasione della giornata in ricordo di Teresa Buonocore, uccisa il 20 settembre 2010. Una commemorazione nel terzo anniversario della morte organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con Libera, con il coordinamento dei familiari delle vittime innocenti della Camorra e la Fondazione Polis. Nel corso della commemorazione il sindaco ha consegnato a Pina, sorella di Teresa, una targa in ricordo del sacrificio della donna, mamma coraggio della città di Napoli. Che valore ha oggi? Innanzitutto dobbiamo ricordare una vicenda sconvolgente di una madre, di una donna che ha difeso la figlia, ha avuto il coraggio di denunciare, l'ha fatto in contesti difficili, l'ha fatto strenuamente ed è stata ammazzata. Quindi il dovere delle istituzioni, tutte, forze dell'ordine, magistratura, i due comuni interessati, no? Napoli e Portici, devono stare insieme nel ricordare, perché le storie come quella di Teresa purtroppo non sono poche. Ci sono anche tante storie che non si conoscono, non si apprendono, nessuno le viene a sapere. Quella è stata una portata rivoluzionaria e straordinaria perché in un contesto difficile c'è stata la forza di denunciare. Poi sono nate inchieste anche tormentate, una serie di tematiche che si sono poi sviluppate attorno alla storia di Teresa, però oggi secondo me è una bella pagina, i familiari, le istituzioni unite, il Comune di Napoli, quindi un modo per ricordare fermamente attraverso un passaggio culturale, è la cultura poi che sconfigge la violenza. Alla cerimonia sono state presenti accanto alla famiglia Buonocore le autorità civili, rappresentanti di Libera, della Fondazione Polis e il senatore Vincenzo Cuomo, all'epoca sindaco di Portici, città dove era nata Teresa. Alla cerimonia ha partecipato anche il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che ha sottolineato come Teresa sia una martire perché è morta per testimoniare i valori in cui credeva.